cosa succede? Succede che le mode cambiano. Io, ad esempio, mi ricordo che quando giravamo coi chopper di Franchino, presentavamo questi chopper e tutto il nostro mondo, proiettando alla gente quello che pensavamo, ci prendevano per dei visionari, dei sognatori. Cominciai a costruire i miei primi chopper sulla base di moto giapponesi, motorini, moto inglesi, moto trovate comunque a buon prezzo. Sono, chiamiamolo, un custom painter, ovvero faccio verniciature ma non da carrozziere, perché la differenza tra me e un carrozziere è veramente sostanziale. La scena custom italiana oggi è generalmente legata al marchio Harley Davidson, ma vi sono anche piccole e fiorenti realtà che sono più legate alla cultura del chopper e alla vecchia scuola del custom. Custom Culture, Hot Rod, Custom Car, Lesled, Chopper, Oltre al lavoro, si è sviluppato anche come movimento sociale. Da guidare era una trappola mostruosa. L'importante era farsi delle belle moto e boh, partire per un viaggio, partire per farsi una scorribande, tutto lì. Prediligono un ambiente più di nicchia rispetto a quello di massa, più radicato nel suo ambiente naturale, quello del rock and roll. Right on.